Giuseppe Nebbia. Giuseppe, parlami un po' di questa associazione. Come iniziamo questa passione per i bambini speciali? Allora, intanto stiamo parlando di un'associazione senza scopo di lucro. L'associazione denominata Liberi di Sognare è nata da un'iniziativa presa da noi genitori che viviamo in prima persona queste difficoltà con i figli disabili. Quindi spesso la maggior parte delle persone, la stragrande maggioranza, non fa altro che lamentarsi invece che risolvere le problematiche. Quindi in questo caso io unicamente gli altri genitori che vivono il mio stesso problema, ci stiamo rimboccando le mani cercando di fare qualcosa per i nostri figli al fine di garantire un futuro per questi ragazzi, tipo contattare i vari imprenditori del posto e far sì di garantire tipo un corso di pizzaiolo e poi garantire un piccolo stage lavorativo e poi eventualmente inserirli nel mondo del lavoro, quindi fare qualcosa noi per i nostri figli. Invece di stare lì ad aspettare che lo Stato magari si svegli e faccia qualcosa per i nostri figli, noi in una sorta di conduzione familiare ci imbocchiamo le mani e facciamo noi qualcosa per i nostri figli. Tant'è vero che la nostra associazione nasce senza scopo di lucro, quindi abbiamo avuto la fortuna che il signor Giudice Giuseppe di Portico di Caserta ci ha dato a titolo gratuito di locazione questi meravigliosi locali dove noi possiamo fare laboratorio alimentare unicamente ai ragazzi per attività, laboratorio manuali, artigianali, tipo presepi e tante altre iniziative che poi faremo unicamente ai ragazzi speciali. Che è il vostro figlio, diciamo che... Gennaro è un ragazzo speciale, Gennaro è nato fin dalla nascita, è nato con una lesione cerebrale, quindi ha un ritardo della crescita, e quindi stiamo facendo il possibile per garantire un futuro e un domani sia autonomo. Tanto è vero che noi a casa non facciamo altro tutti i giorni che fare delle attività, gli insegniamo a preparare il caffè, gli insegniamo a impastare, gli insegniamo a fare la pasta fresca, gli insegniamo a cucinare, gli insegniamo tutte quelle attività primarie che poi servono per un suo futuro un domani che lui rimarrà da solo, perché noi genitori purtroppo non ci saremo sempre lì accanto a cogliere quella spalla di sostegno per questi ragazzi. Questo è quanto. Quindi nasce per questo scopo. Voi che tipo di mestiere fate? Io sono dell'Arma dei Carabinieri, dipendente delle forze di polizia, e quindi so bene quanto la gente è diffidente per queste associazioni, perché spesso ci si specula, però io sono fiducioso che c'è tanta gente che ha un cuore grande e ci può aiutare non dandoci soldi, perché noi soldi non ne vogliamo. Fortunatamente abbiamo un lavoro, fortunatamente abbiamo come poterci sostenere, però quello che chiediamo è un contributo, magari anche con l'acquisto di materiale didattico che ci serve per lavorare per questi ragazzi, tipo comprare un'impastatrice e donarla all'associazione. Infatti noi anche per il giorno 10 di febbraio che faremo l'inaugurazione chiediamo a tutti coloro che vorranno onorarci della loro presenza di non portare le piante come augurio, perché purtroppo noi le piante non potremo farci nulla, saranno solo soldi buttati. Invece chi vuole donarci anche un solo caffè basta comprare due penne e ce le dona all'associazione. Non vogliamo né l'euro, perché magari qualcuno possa pensare che poi no, noi quell'euro lo possiamo spendere per un uso diverso da quello che è l'associazione. Quindi noi confidiamo in queste persone con un cuore buono che possano donare un qualcosa che possa servire all'associazione. Come hai affrontato con altri suoi? È una domanda abbastanza pesante, perché quando arrivano queste notizie non sono mai belle. Ricordo che ero in Sicilia, lontano dai miei parenti, lontano da un appoggio di un fratello, di una sorella. Quindi quando abbiamo avuto queste notizie io e mia moglie è stato bruttissimo veramente. Ci siamo visti cadere il mondo addosso. Però poi grazie anche degli appartenenti dell'Arma dei Carabinieri, mi hanno sostenuto moralmente e anche nel lavoro, quindi mi hanno aiutato tantissimo. E poi con un po' di forza, di volontà, siamo andati avanti e abbiamo affrontato la vita per quello che è, perché è inutile abbattersi, perché comunque fortunatamente, anche se un ragazzo che ha dei problemi, però
fortunatamente in linea di massima è abbastanza dopo, quindi io un consiglio che posso dare, non vi abbattete, perché comunque questi ragazzi hanno un'intelligenza molto molto come dire, scusate anche se un po' l'emozione, però questi ragazzi sono intelligentissimi, sono troppo buoni, sono sinceri, non conoscono la cattiveria, ma non perché adesso io sto parlando di mio figlio, veramente credetemi, spesso vengono emarginati, vengono messi a lato, vengono allontanati, vengono presi in giro, però questi sono ragazzi uno schiaffo morale per le persone che si suicidano. Sì, sì, loro potrebbero prendere esempio da questi ragazzi che hanno, nonostante tutto, hanno i problemi, hanno una vitalità, una forza di lottare, anche se spesso, ecco, vengono messi a lato, vengono emarginati, vengono presi in giro. Loro hanno veramente tanta forza, tanta, tanta. Io ho scoperto con gli amici di Gennaro, perché Gennaro frequenta una scuola carcere di tutti i ragazzi disabili, e ti posso garantire che sono delle persone, non speciali, di più, sono delle persone con un cuore grandissimo, e ogni qualvolta che ci parlo mi fanno emozionare, perché dicono delle cose bellissime, sincere, e toccano veramente il cuore, a differenza delle altre persone. Certo. Diciamo che questi ragazzi speciali levano la depressione, una persona che riportiamo, un ragazzo depresso nell'anima, diciamo un cuchimori, un ragazzo che si rinchiude nella sua stanza, portandolo a questo tipo di centro potrebbe dare una benedizione a queste persone. Certo, sicuramente. Non so se hai mai visto un'intervista sui cuchimori di Napia Toffa. No, non mi è capitato di vederla, però immagino quanto possa essere utile molto, in questi circostanti. Io credo di sì. Molto. Ci sono molti casi, diciamo, a casetta, che ci sono questi ragazzi che si richiudono proprio per moltissimi anni, addirittura ci sono ragazzi che da Giappone che si chiudono per oltre 20-15 anni, e non escono proprio e rimangono lì, senza nessuna comunicazione, che è brutto. Eh sì. E diciamo che questo tipo di associazioni potrebbero essere anche un grande aiuto per far capire cosa c'è. Sì, sì, sì. Una sorta di inclusione, lavorare insieme. Un'esplosione solare, un'esplosione infinita che... Lavorare insieme, collaborare insieme, perché... È un medicinale che la depressione che aveva ogni suo male, e stare contatto con questi ragazzi speciali danno un'esplosione di vita che penso che hai provato anche tu. Sì, spesso quando si girano gli ospedali basta guardare un pochettino accanto e uno si ritiene fortunato di quello che c'ha. E quindi dice, signore, grazie, che comunque sì, è vero, c'è un ragazzo, c'è un figlio che magari ha le difficoltà, però fortunatamente è un ragazzo comunque in linea di massima autonomo, cammina, gioca, mentre invece purtroppo, sfortunatamente, ci stanno tanti altri ragazzi che soffrono nell'animo. Il ragazzo che abbiamo qui dietro si chiama Francesco Cicciello, è un ragazzo disabile anche lui, o meglio lo era, purtroppo sfortunatamente è venuto a mancare qualche anno fa, anche lui per una brutta malattia, e prima gli è venuta a mancare la mamma con un tumore al cervello, poi è venuto a mancare lui dopo tanti anni di sofferenza, anche lui con una malattia, e purtroppo ci ha lasciato, quindi abbiamo pensato di dedicare questa stanza, intitolare questa stanza a Francesco Cicciello, che è parte della famiglia, della nostra famiglia, e portiamo nel cuore e con immenso piacere. Quando è venuto a mancare Francesco, noi c'è stato veramente un vuoto nel nostro cuore. Rispecchio molto questa frase pronunciata dagli eroi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, quindi che le cose siano così non vuol dire che debbano andare così, solo che quando si tratta di imboccarsi le maniche ed incominciare a cambiare vi è un prezzo da pagare, ed è allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare. Quindi io dico a tutti i genitori che hanno i figli con disabilità, che vivono i nostri stessi problemi, rimboccatevi le maniche e fate qualcosa per i vostri figli. Non aspettate che qualcuno faccia qualcosa per voi. Quindi uniamoci e insieme riusciamo ad ottenere tanti benefici per questi ragazzi. E sogniamo insieme. Saluto dall'associazione Liberi di Sognare! Liberesimo di Sognare! Ciao!